Ciao a tutti, sono Matteo Viscogliosi, designer e responsabile del Fab Lab della Fondazione Mondo Digitale. Oggi scopriremo insieme come ottenere un oggetto con la stampa 3D, quali sono le sue caratteristiche principali e i materiali che possiamo utilizzare. Vediamo le varie fasi del processo. Prima di tutto, bisogna sapere che per ottenere un oggetto con la stampante 3D abbiamo bisogno di un modello tridimensionale appositamente progettato con un software di modellazione. E ne esistono veramente tanti, anche open source, come ad esempio Tinkercad o Thingiverse, e ci sono poi anche moltissimi siti dai quali è possibile scaricare dei modelli tridimensionali già pronti, già sviluppati. Ottenuto il modello 3D, lo si invia al software di gestione della macchina che si occupa della codifica per la produzione. Questo processo, detto di slicing, è in grado appunto di suddividere il modello tridimensionale in n livelli che la macchina sarà poi in grado di riprodurre. Esistono diversi tipi di stampanti 3D e oggi ne scopriremo una in particolare, la stampante FDM, Fused Deposition Modeling. L'oggetto viene ottenuto mediante la fusione di materiale plastico di varia natura e consistenza. La stampante deposita il materiale fuso sul piano di lavoro, strato su strato, ricostruendo l'oggetto nelle 3 dimensioni. Altre versioni di stampanti consentono di utilizzare materiali di diversa natura, come ad esempio l'argilla o il cioccolato o il cemento, ad esempio. E queste sperimentazioni permettono oggi di poter realizzare quasi tutto: case stampate in 3D, cioccolatini, oggetti in ceramica, protesi e così via, spaziando in quasi tutti i campi, dall'arte alla medicina, dalla moda al food, dall'architettura all'oreficeria, comprendendo tutto il mondo dell'artigianato. La velocità di prototipazione e la possibilità di utilizzare numerosi materiali e le diverse tipologie di stampe 3D facilitano il processo produttivo delle piccole e medie attività, che possono produrre ad un costo più basso e ridurre notevolmente gli scarti, e possono anche personalizzare i prodotti adattando il modello 3D alle proprie esigenze. Infine, la stampante 3D permette di produrre anche prototipi di studio ed elementi di supporto al prodotto finale, come mock-up, metaprodotti, connettori e accessori. Come hai visto, la stampante 3D è uno strumento digitale molto versatile che non solo ti consente di innovare il processo produttivo, ma ti aiuta anche a concretizzare i progetti senza limitare la tua libertà creativa. Prova anche tu a dare forma alle tue idee.